L'approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 61 del 2014 dà la possibilità e una grande opportunità a tutti gli impiantisti di manifestare e dimostrare la loro professionalità nella realizzazione degli impianti su tutto l'edificato esistente. È una opportunità di lavoro grandissima che fra l'altro aiuta questo Paese a rispettare l'obiettivo sia qualitativo che quantitativo dell'agenda digitale europea. L'impianto multiservizio è un impianto che esiste, sta nei listini di molte aziende, essendo un impianto di telecomunicazioni che veicola verso tutte le case i segnali di telefonia e di connettività. Permette al proprietario dell'impianto di ottenere l'equo compenso da tutti i gestori telefonici che hanno il dovere e l'obbligo di utilizzare questa infrastruttura per erogare i propri servizi. Oggi in Italia per gli impianti in fibra ottica questo equo compenso è tale che se associato all'efficienza e all'efficacia all'efficienza degli impiantisti e all'efficacia dell'impianto multiservizio permette agli utenti di pagare molto poco l'impianto multiservizio e oggettivamente questo è un grande vantaggio senza necessità di per lo Stato né per gli enti locali di erogare fondi pubblici.